Ciao ragazze, top. È mattino prestissimo, io mi sono svegliata da poco, c'è Davide che dorme. Faccio piano e inizio proprio il risveglio al meglio con questi capelli così. E oggi voglio fare una tinta, poi vi faccio vedere. Adesso niente, siccome mi sono svegliata presto, sono le 7. E mia suocera è già sveglia perché il suocerino è appena uscito. Sta parlando con Malika che sta praticamente andando a scuola e gli fa compagnia al telefono. Io adesso mi alzo, mi lavo i denti, faccio la colazione con il mio yogurt e poi praticamente stavo finendo di guardare delle cose che mi sono state delle email, perché io le email delle collaborazioni così le guardo sempre al mattino. E finisco di leggere le email e poi devo finire di mandare un ordine che abbiamo fatto di una cosa per la camera e poi mi metto a fare le pulizie, lavatrici, cose, queste cose qua ve le risparmio e poi ci vediamo con la tinta, vediamo come usciranno i capelli. Ok, mi sono messa la maglietta di Davide così almeno se si macchia. Ma tanto sono brava, non faccio macchiare. Ora mi un po' di SMR. Basta di divulgare. Ora mi vado a spazzolare tutti i capelli, così almeno riesco a stendere la tinta uniformemente su tutti i capelli, perché mi sono stufata di avere questo colore qui, così non mi piace. Quindi ora li spazzolo e così almeno vedete proprio queste punte chiare che tendono al rossiccio indefinito, non mi piace e quindi vado a spazzolarli tutti. Faccio piano così non strappo nessun capello. Ok. Divido a metà. Ovviamente, dopo che ho fatto questa tinta, andrò settimana prossima, credo, perché ormai siamo già a fine settimana. Stasera c'è il corso prematrimoniale, domani abbiamo da fare, sabato è pieno, quindi no. Andrò settimana prossima, vado dal parrucchiere che prendo appuntamento, che così mi faccio l'Olaplex, magari il Botox e così vediamo. Comunque, vedete che, a parte che quando sono i ricci si pettinano, tendono a fare così, ma comunque si vede che sono comunque cresciuti i capelli e sfido chiunque a dire il contrario, tanto che se lo dite a me non interessa perché state dicendo delle bugie. Top. Bene. Qui. Comunque con i ricci si tende più spesso ad avere nodi, ma a parte che anche i capelli lisci si hanno i nodi, però quei ricci si tende ad averli un po' di più, però. Ok. Diciamo che può bastare così. Non so come farveli vedere. Sono veramente pochi, ma sono tipo di qua. Non lo so. Comunque sono pochi, non è che si notino molto. Ecco, forse qua, guardate, ecco, così copro questi capelli bianchi e vado a uniformare tutto sto colore perché non mi piace questo colore. Non fa neanche, tra l'altro, non siamo neanche in estate da portare un degradé, quindi no. Ora che li ho pettinati, vado a tingerli. Vediamo di che colore li faccio. Ci vediamo. Ci vediamo dopo che ho fatto la tinta. 3, 2, 1 e voilà! Eccoci qua, tinta fatta. Adesso strofino un po' i capelli, piano piano, così proprio. Comunque
col mio asciugamano bellissimo preso da Primark, che poi dite che non uso mai le cose prese da Primark. Che colore avrò fatto? Vediamo, vediamo, vediamo. Voilà! Ho fatto praticamente il mio colore. Ho tolto quelle punte colorate odiosissime. Come è cresciuta la frangetta. Ora vado a pettinare. Qui c'è un po' di nodi. Ora pettiniamo. Allora. Poi li asciugo con il phon. Così. Il rumore è quello che si sente sull'asciugamano, eh? Non è quello dei capelli che sentite. Ecco. Un po' di ASMR. Se lo tolgo l'asciugamano. Ok. Pettiniamoli dietro. Pettiniamo un po' anche qui, così bene, bene, bene. Dovrebbe essere venuta uniforme la tinta, sì, che poi non è proprio tinta, ma uno shampoo colorante, così proprio non si rovinano, non si stressano. Comunque sono contenta che stanno crescendo sani i miei capelli, guardate. Che bello, che bello, che bello, guardate. Bene. Ora faccio così. Pettiniamoli un po' all'ingiù. Così. Un po' tutti i lati si pettinano. Sono anche un po' di brushing. È un ASMR questo video. Ok. Ok. Ora vado ad asciugarli con il phon. Ok,
li ho asciugati, come vedete, sono proprio tanti. Questo qui è un fond della Revlon Alioni. Li ho asciugati perché fuori fa veramente freddo. Sì, adesso sono tutti molto gonfi. Adesso gli do un attimo una sistemata, però si nota visibilmente che sono pieni di ricci. Si nota anche Davide dietro. Amore, Scusate. che cosa stai facendo? Guardate che bello questo, guardate. Cioè, adoro. Come sono dietro? Sono tornati normali. Guardali qua. Sono tornati i tuoi veri capelli adesso. I miei ricci selvaggiosi. Beh. Sì. E niente, ragazzi, io ho fatto appunto questa tinta. Assolutamente non avevo intenzione di fare il biondo. Assolutamente no. L'avevo anche detto. Mi sembra che ve l'avevo fatta anche vedere la tinta. Quindi nulla, tinta, shampoo colorante, il mio colore ho fatto, poi soprattutto era per coprire quei due ciuffettini che avevo bianchi perché mi davano fastidio. Ora andrò dal parrucchiere settimana prossima appunto e farò l'Olaplex e il Botox. Prima che capite male, il Botox ai capelli, sì, è una cosa che si fa, è un trattamento per nutrirli, rimpolparli, non so che cosa. Io l'ho fatto una sola volta e... Oh, comunque guardate, poi più nulla. Cioè, guardate che belli. Sono proprio tornati i miei bei ricci. Guardate che belli. Io li adoro. Bellissimi. Finalmente non c'è più quel colore arancio indefinito, tipo marcio. Ma no, non mi piacciono. Poi la frangetta sta crescendo benissimo. Sono molto contenta. E sono proprio belli da criniera, come li ho sempre avuti. Niente ragazzi, io sono in ritardissimo perché vi monto questo video ora e che poi monto il video, ci vestiamo e andiamo al corso prematrimoniale. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi, se no vi vengo a prendere a casa. Iscrivetevi anche al canale di Coppia e Davide Chiara c'è nel canale che è ad Alessandro ASMR. Un bacione, al prossimo video, ciao!